because I feel it all right. Underneath it. E bella a tutti ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che vedo che vi prende, uno di quei video che vi piace. Ad esempio qua è il secondo episodio e avevo caricato anche il primo che ha fatto, come vedete, 2000 visual, che è abbastanza buono. Questo qua è uscito da poco, quindi è ancora a 300 visual. Prima di partire però vi chiederei un favore: ho caricato questo video qua che è un video highlights, che ho visto che vi è piaciuto veramente tanto, perché ci sono 200 visual e 30 like, che è tantissimo in proporzione. No, che 30 like, cioè tipo 40 like ci sono, che è tantissimo in proporzione. Niente, vi chiedo di passare perché è un bel video. Ho bisogno di sapere cosa ne pensate, perché già solo così sono sicuro che porterò il secondo episodio. Però più è supportato, più sono invogliato a fare i prossimi episodi. Vi ricordo come sempre di lasciare anche un bel like a questo video qua, perché è un video di una serie che voglio portare, quella dove parlo delle mie skin preferite all'interno del gioco, visto che ne escono sempre. Può essere benissimo una serie che porterò nel tempo. Oggi vi parlerò delle skin da 1500 V-Bucks, ovvero le skin epiche. Vi dico quali sono le mie 10 preferite. Io ne ho già selezionate 2, 4, 6, 8, 10. Non sono in ordine, quindi non vi dirò in ordine di una classifica o robe del genere. Semplicemente vi dirò le mie 10 skin epiche preferite. Fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre skin preferite. Ad ogni skin farò vedere un mini gameplay preso da YouTube e darò un voto. Avrei piacere anche lo lasciaste voi il voto qua sotto. Anche se ho detto che non voglio fare una classifica, io parto col dire che queste, le prime due, sono le mie skin preferite in assoluto, e quindi sono quasi sicuro che le shopperò a bestia. Cioè almeno una delle due la shopperò. E sto parlando di Mary Marauder, o come si pronuncia, non so come si pronuncia. Comunque io le guardo insieme a voi con la mia tazza Coca-Cola, gentilmente offerta da Coca-Cola. Andiamo a vederci un bel gameplayozzo, perché so già che voi direte: sì, bella, 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 però voi non sapete. Voi non sapete quanto effettivamente è bella questa skin qua. Questa è la skin più bella del gioco, insieme la sua versione donna, secondo me è la più bella del gioco. Infatti sono quasi sicuro che la shopperò. Qua possiamo anche abbassare un botto il volume. Guardate quanto è bella. Secondo me è bellissima. Io questa qua mi sento di dargli un bel, e dico un bel 9, raga. Secondo me all'interno del gioco è battuta solo dalla sua versione donna, che vabbè, si sa, su Fortnite, almeno per quanto riguarda la mia opinione, le skin donna sono sempre un pelo più fighe delle skin da uomo. Comunque raga, come vedete è una skin veramente oggettivamente bellissima, trovo. Come vi ho già spoilerato, al secondo posto in questa classifica di 10 skin, ma non ve le dico in ordine, anche se casualmente queste qua sono le mie due preferite, non ve le dirò in ordine. Comunque, al secondo posto troviamo Ginger Gunner, che vabbè raga, vabbè, io ve la faccio solo vedere, è davvero una roba devastante. Trovatemi una skin più bella di questa, cioè pazzesco, pazzesco, questa skin qua è veramente, guardate quanto è bella. Io pazzesco, la amo questa skin qua. Trovo che sia veramente, veramente bellissima. Non so perché, non so effettivamente come mai mi piaccia così tanto. So solo però, raga, che la trovo pazzescamente bella. Non so il perché. Ma questa skin qua, vabbè, adesso qua ho rifatto vedere la skin che vi ho fatto vedere prima. Comunque, questa skin qua trovo veramente che insieme alla renna sia la più bella del gioco. Infatti questa qua mi sento di darle un bel 10, raga. Io skin più belle di queste non ho ancora viste su Fortnite. Continua ad uscire, però più bella di questa veramente fatico veramente a trovarla. Poi vabbè, come ricordo sempre, sono opinioni personali, quindi non state lì a scrivere: ehi, ma non è bella. È bella, figa. Altra skin che secondo me farà discutere, ma che per me infatti l'ho shoppata, è una skin bellissima, è la Rift Ranger. L'ho comprata anche perché ce l'ha veramente, veramente pochissima gente. Tutte le volte la uso da solo, praticamente in lobby. Sono sempre solo io, la uso con le mie cazzo di ali. Guardate quanto è bella. Allora, premetto che il backpack di questa skin qua non mi fa impazzire. Infatti io lo uso sempre con le ali o col mantello o con altre cose. Comunque trovo veramente che sia figa. Poi è particolare, mi piace, a me non piacciono le skin
troppo base. Cioè, ci sono alcune skin base che mi piacciono veramente tanto, quelle semplici. Però ci sono skin personalizzate, tipo questa, che è molto particolare, che mi fanno veramente impazzire. Quindi fatemi sapere voi che voto dareste a questa skin qua. Io, allora, mi sento di darle un bel 8,5-9. Allora, così con questo backpack qua darei un 8,5. Però con le ali, come l'abbino, io come avrete visto in qualche video precedente, forse negli highlights del video scorso, ho usato questa skin qua con le ali. Comunque trovo che sia veramente veramente bella questa skin qua. Così vi do un 8,5. Ma con le ali bianche dell'angelo, io un bel 9 glielo do volentierissimo. Come quarta skin non potevo non dire lo Skull Trooper. Che vabbè, raga, si sa, questa skin qua, oltre che bella esteticamente, fino a qualche tempo fa era rarissima da trovare. Quindi anche io intanto mi verso un po' di cochina nella tazza. Anche perso un po'. Una volta era bella bella rara, ora purtroppo c'era tanta gente. Però oh, cioè raga, questa skin qua ci sta anche rifarle uscire. Allora, tra l'altro dura meno di 9 minuti. Non lo trovo. Guardiamoci sto scemotto di ninja. Allora, come vedete, sia viola sia bianca è veramente carina. Purtroppo l'hanno fatta uscire, quindi cioè, boh, l'hanno fatta uscire. È una scelta che io approvo, perché secondo me ci sta farle riuscire. Però oggettivamente a me avrebbe fatto rodere un po'. Comunque non l'ho shoppata, soprattutto perché c'è praticamente qualsiasi persona, quindi non mi piacciono le skin che c'hanno tutti. E allora ho scelto di non shopparla. Però era effettivamente una delle skin che volevo shoppare. L'unica cosa è che è una skin maschile, e quindi, come si sa, come almeno la mia opinione, le skin maschili sono leggermente al di sotto di quelle femminili. E quindi mi sento semplicemente di darle un bel 8, ma non più di tanto. E vabbè, regà, la Ghoul Troop, non potevo lasciarla lì. Dovevo metterla, perché oggettivamente forse è una delle più belle del gioco. Non potevo lasciarla lì a marcire in quel sito là, perché regà, guardatela, è oggettivamente veramente figa. Questo qua dove sta giocando, che c'è una grafica bruttissima. Sto giocando da mobile. Oh no, sto giocando da PC. Lol. Comunque c'è un pezzo che me la fai vedere te. Oh, guardate quanto è bella. Poi vabbè, c'è stato un periodo che non c'era praticamente nessuno. Nessuno. E quindi era rarissimo. A parte che non mi ricordo se è una rimessa questa qua. Mi pare di sì, ma non... Non mi ricordo se è una rimessa. Penso di... Sono quasi sicuro di sì, però non sono... Mi è venuto un dubbio adesso, non lo so. Comunque, quando non c'era nessuno, non valeva tipo... Forse era una delle skin più rare del gioco. Era bellissima. Lo è tuttora, però... Mi sembra. Poi alzo le mani e se non è una rimessa. Adesso non... mi viene il dubbio, ma direi di sì. Comunque... Per me questa skin qua vale un bel, facciamo un bel 9. Questa qua è veramente veramente carina. È una skin che shopperei io, probabilmente. Però c'è tanta gente, quindi quello mi ferma sempre un po'. Ora iniziamo a parlare di skin che mi piacciono leggermente di meno, perché sono finite le mie skin preferite in assoluto delle skin epiche. E finiamo sulla Shadow Hops, che è una skin bellissima, raga. Mettiamo le cose in chiaro, è una skin bellissima. Fatte subito dopo le altre, probabilmente. Però, secondo me, ha quel qualcosa in meno rispetto alle altre. È bellissima, raga. Mettiamo le cose in chiaro subito. È proprio bella. Cioè, guardatela. È bella. Però, al contrario delle altre skin, questa skin qua, secondo me, non ha la particolarità che contraddistingueva le altre. Probabilmente avrò sbagliato tutti i verbi, però guardatela. E cazzo, è proprio bella. Poi con le ali, allora, io sono un fanatico delle ali, quindi lasciamo perdere. Comunque, con le ali questa skin qua era veramente bella. L'unica cosa, come ho già detto, è una skin che sta leggermente al di sotto delle altre, perché non è così particolare. Io comunque mi sento di darle un bel 8. Praticamente molto convinto della mia scelta. Un'altra skin che mi piace particolarmente, però sta, come dico sempre, al di sotto delle altre, è questa Rapscallion. È un nome stranissimo, in italiano è molto più semplice. Però è una skin che mi piace veramente tanto. La trovo veramente piga. Questa qua con le ali è pazzescamente bella. Con le ali e col mantello, come vedrete in questo gameplay qua. C'è anche l'altro mantello, quello con gli ornamenti oro, che è veramente figa. E sta veramente bene con questa skin qua. Guardate, questa qua veramente a me piace un botto. Veramente veramente tanto. Infatti questa qua
Sono convinto di darle un bello 8 e mezzo, sapete? Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa skin qua, però io la trovo veramente carina. Poi sì, c'era abbastanza tanta gente, ma non troppa. Il giusto. Anche perché in lobby ne vedi magari uno o due a lobby. Mentre l'altra ne vedi almeno 10-15, quindi ti gira un po' le palle. Ora iniziamo le skin che... che ho dovuto mettere più che tutto perché devo fare una top 10. Però non mi fanno impazzire. Questa qua, sì, mi piace, però... Ce ne sono di più belle. Io parlo soggettivamente, quindi non prendetela se avete questa skin qua, perché non posso farci niente. È una skin, sì, mi piace, la guardo volentieri, la userei anche, probabilmente ce l'avessi. Però è una skin che non shopperei. Scusate se ho leso maestà, però non mi piacciono le skin troppo bianche, se devo essere sincero. È una skin che secondo me può valere un 7 e mezzo, sì, un 7 e mezzo, non mi fa impazzire. Però c'ha un bel culo. Questa qua, allora, premetto che a me le skin, tutte le versioni del nero, non mi piacciono. Questa è l'unica versione del nero che, sì, dico, ci sta. Non la shopperei mai, perché non la shopperei. Però forse. Allora, guardiamola un attimo. Boh, è una skin che mi fa ridere, cioè nel senso non è una skin che userei in gioco per tryhardare, è una skin che userei così, just for fun, magari con gli amici per fare un po' il cazzone e nient'altro. Però boh, è una skin che io mi sento di valutare con un 7, un 6 e mezzo 7, non di più. 1500 non li spenderei mai, 800 forse, 800 forse li spenderei per questa skin qua, ma giusto just for fun, non per perché amo questa skin qua o altre robe simili. Un'altra skin che più che tutto, allora, non ho trovato quella che piaceva a me, che era la canadese. Ah, ok, trovata esattamente adesso. Questa qua secondo me è la versione più bella di... è la versione più bella di questi sciatori qua. Quella canadese è una di quelle che mi piaceva di più. È una skin che io mi sento di valutare, facciamo, con un 7. Più che tutto perché sì, bella, però... particolare. Bella esteticamente. È un 6 e mezzo, 7 là. La userei se ce l'avessi, fosse del pass battaglia, ma probabilmente la utilizzerei. Questo qua c'ha la skin tedesca. Quella canadese non c'ha nessuno, comunque va bene lo stesso. Più o meno sono tutte uguali. Quella canadese è leggermente più bella, però sento di valutare 6 e mezzo, 7, non di più. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente. Ci becchiamo direttamente al prossimo video.